Italia sotto inchiesta. 17:36 e 30 secondi, buonasera ancora a tutti da noi, dal gruppo di Italia sotto inchiesta, Manuela Falcetti. Allora, proprio un flash sulla casa, Paolo Righi, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, benvenuto. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, al via il riordino delle rendite catastali per stanare le case fantasma. Prima di tutto, fra quanti anni e quando dovremo iniziare a rilasciare dichiarazioni, cose, proprio in una battuta? Ma 4-5 anni, la riforma del catasto sarà lunghissima, quindi è una di quelle riforme difficili che però, se attuata, porterà maggiore chiarezza all'interno di quelle che sono, che è il catasto, che ci fa pagare le tasse a noi italiani. Senta, ma ci dobbiamo credere o prima o poi cambierete idea, si parte, poi tanto qualcuno verrà fuori e dice no, fregati, niente valori catastali, ritorniamo alle fregature di prima, quindi tutti Per le fregature torneranno i furbetti del metro quadro. Assolutamente, cambia il catasto e i decreti sono stati fatti, è diventata legge e quindi si avvia un lungo lavoro. La novità è che si passa dai vani, diciamo, ai metri quadri, quindi un catasto più preciso, che però farà pagare le tasse attraverso un algoritmo. E noi, associazioni di categoria, FIAI, Confedilizia, il notariato, per la prima volta avremo la possibilità di contestare questi dati, di modo che, ancora una volta, questo Stato non usi la casa come un bancomat. Ecco, allora, noi ci risentiremo, Paolo Righi, e la ringrazio. Certo, il progetto è così a lunga durata che io, chissà. Avremo tempo.